Va bene, ti direi che benvenuti su Ometti e Marzi. Siamo qui con il nostro mitico Barry e con il nostro ancora più mitico Ronzo Canà. Allora, siamo entrati in Serie A, purtroppo, dico purtroppo perché noi siamo il Bari, fondamentalmente. Siamo appena rientrati dalla vittoria in Serie B, dalla vittoria dalla Coppa Internazionale Europea, ma questo non conta nulla perché in A è tutto tanto par di maniche. Abbiamo già perso, abbiamo fatto la nostra porca figura al debutto perdendo 1-0 con il Torino, e voglio dire il Torino non è né Juventus né Milan né altro. E il brutto è che in tutta la partita abbiamo fatto un tiro. E quello che ci è andato più vicino a far gol è stato Cutrone, quindi io vi dico Cutrone, capito? Quello che ci è andato più vicino. Quindi siamo un po' in alta marea, già, alla prima partita. Perché poi io già mi porto già avanti con la mente, già vedo casino e tutto. Quindi abbiamo 10 milioni, fortunatamente un po' di soldini, anche se in Serie A 10 milioni non sono niente, però ancora un paio di manovre magari le facciamo. Mi è arrivato in ufficio, abbiamo esaminato l'offerta per Joe Worrall. E va bene, praticamente ci hanno venduto a 4 milioni, valevo a 4 milioni mi sembra 3, però ne abbiamo dato Dumbia, che io Dumbia più che altro gli ho dato perché era un 60, 66, 60, no 61 Dumbia, quindi cioè, voglio dire, più che altro mi sono levato uno stipendio, quindi vediamo un po', dov'è Worrall? Dov'è? Ah no, devo contattare, che scemo. Il contratto ora dai, senza rompermi tanto le balle che già siamo in crisi. Sì, tratta, vieni vieni buono, vieni, importante, sì, dai, tutti importanti siete, dai, e la Madonna, vabbè, ci chiamo. Spende attuale 8 milioni e 2. Va bene, ne prenderò un altro se offrono 23 milioni, 23.320, 10 presenze, reti inviolate, sì, ho qui prima di fare reti inviolate, amico mio, ne passano, vabbè, tanto lì accetto perché tanto sul discorso di pagamenti e bonus non, o tutte le volte che modifichi non accettano, quindi vabbè. Accettiamo o terminiamo. Quindi adesso abbiamo un difensore in più. In realtà Saloni, ragazzi, che vi ricordo Saloni per chi non si è in più precedente, 74 euro, 19 anni, abbiamo pagato 0 perché è uno svincolato, capito? Fortuna delle fortune, anche che se no, vabbè, 68. Allora, Worrall, io l'ho preso Worrall perché gli ho offerto per un altro centrocampista, mi sembra ovvero 71-72, e gli ho dato, oddio, Andersen, gli ho dato? Ma no, ma Andersen mi piaceva, mi sono sbagliato con altro. Ma va, cacca, no, mi piaceva, va bene, comunque, ormai è fatta. Così Tonucci, se riusciamo a venderlo. Bene, sto cercando di sistemare un po' le sostituzioni, anche se devo anche levare Caicedo. E a me anche Kriel non mi piace per niente. Infatti io avrei dato Andersen per un altro in sostituzione di Kriel. E Kriel va tra i sostituti. Anche perché non ne abbiamo altri. DC, anche John glielo vorrei vendere. Bestie, che fine ha fatto? Sempre lì in cura? Mamma mia, 20 anni che è in cura, basta. Ah, Luis Enrique, siccome non sta facendo niente purtroppo, vai, a casa, sostituzione. C'è tutta la gente che va, tutta la gente che viene, non ci sto capendo più niente. Kozak, per 3 milioni e 100. Sì. Allora, abbiamo esaminato, riteniamo che i seguenti termini sarebbero più appropriati. Gianluca Guadino, Joachim Anders 3,7.
E io invece quanto avevo offerto? 3,5. Allora, tanto facciamo una cosa. Assolutamente Kozak, perché Kozak, a parte che Kozak in Serie B, se vi ricordate, era Floro Flores quello che segnava i gol. Kozak ha sempre fatto poco, e poi ragazzi, ho 29 anni, quindi vieni, vieni. Altri 3 milioncini per Sio. Fai un'offerta. Che ne dite di 3 e 3? Ok, perfetto, a me va benissimo. Ciao Kozak, e non ti azzardare a rifiutare l'offerta perché te faccio fuori, eh. Allora, così abbiamo altri 3 milioncini, si aggiungono a quelli che già abbiamo. Allora, e uno è risolto. Sempre se c'è. 4 e 7 solo? Cos'è? No, un attimo. Ma io ho 4 e 2 compreso già quello che sto trattando. Cioè i contratti che sto trattando, no? No, perché sennò. Vabbè, a me Anderson sinceramente mi dispiace darlo via perché non è malaccio, però a parte non è promettente, anche se i posti sono 5, quindi tutti non li posso allenare, sono già pieno. Però mi va bene. Accetta. No, va bene, accettiamo, accettiamo. Non ho voglia di trattare un'altra volta. Accetta. Quindi trattiamo. Questo mi sembra un ottimo giocatore. Speriamo che non voglia 9-7. Importante. Anni, tanto 5 non te lo fanno mai. Ignora 13.180, ma neanche tantissimo alla fine. Dai, accettiamo il volo prima che ci ripensi. Allora, Gradino, non so se voi lo conoscete. Io fondamentalmente non conosco nessuno per quanto riguarda il calcio, sono totalmente ignorante. Però Gaudino mi ispira. Allora, intanto io ti metto al posto di Krien, che non fa una ceppa di nulla, e ti mettiamolo qui, che tanto cosa che va via. Ti mettiamo sostituzione, che come sostituzione Luis Enrique e Krien va anche abbastanza benino. Sì, vabbè, però andiamo così. Allora, vediamo se no, niente qui, niente, andiamo avanti ragazzi. Godino, vabbè, non so, mi ispira. Ah, siamo già alla fine, cavolo. Siamo già alla fine, non ci credo. No, devo ancora far tutto, l'esterno sinistro, non ce l'ho. Vai ragazzi, ultimo giorno, tanto abbiamo solamente 1.400.000, non possiamo fare niente. Ok, mi sento male. Ricordo che i seguenti giocatori sono impegnati con le rispettive nazionali. Marcos Caicedo, e vabbè, per me potrebbero anche rimanerci tutto l'anno. La squadra Terni si è interessata a Petriccione, non ci credo! Petriccione, poi ora quando è finita. Sono furbi. Fanno l'offerta ora che è finito il mercato, se lo prendono a gennaio. Ma non ci credo, Petriccione ci lasci dopo 1 milione di tentativi. Ma io non. Guarda, mi dispiace quasi. No, no, mi va bene. Mi va bene. Sette, ma mi hanno offerto persino di più. Va bene, va bene. Petriccione. Vai via, per favore. Allora ragazzi, facciamoci la partitella Benevento. Io non so il Benevento a che livello sia. Non so nemmeno io a che livello sono, ti puoi immaginare gli altri. Questo addirittura perché ha tre maglie, che è più bello? Più bravo? Allora anch'io ho tre maglie però. Eh no, io ne ho due.
che cacata è questo? Allora, non lo voglio fare. Si può non farlo, saltarlo, non farlo. Ok. Amici sportivi, benvenuti. Benvenuto. Piero Gibardo, che vi parla. Mettetevi comodi, sta per cominciare il match. E ne approfitto per salutare il mio partner di questa telecronaca, Stefano Nava. Ciao Pier, un saluto a tutti i nostri amici. Il Bari, squadra che vuole cancellare in fretta la sconfitta esterna dell'ultimo turno, quella contro il Torino. Hanno perso per 1-0 nonostante una buona prestazione. Per questo credo che un pareggio sia ampiamente alla portata. Un po' un pareggio. A vittoria magari, no? Che dici? Perché devi portare Rogna subito? Dai ragazzi, su che non... Dai. Sa che non siamo... Cutrone in campo! Ma già vero, l'avevo spostato. Perché c'era quell'altro, l'attaccante brasiliano, che non rendeva... Mamma mia. Cutrone in campo. Sento già preoccupato. Si aggiungono disgrazie sulle disgrazie. 4-4-2. Sai cosa, che l'ho venduto e Cutrone nessuno mi ha offerto... Non ho offerto niente per Cutrone. I suoi 6 bei milioni li vale. Grande molle! Che non gli dai una lira, ma ha fatto uno stop and go. Occhio al suo movimento. Uno stop e spazzata, perché stop and go. Può. Gran tiro. Oddio. Ragazzi, sveglia. Palla in out, sarà corner. Corner battuto in mezzo. Cerano, murato dall'intervento del difensore. Ragazzi, tirate via in quelle situazioni. Partono in contropiede. Che lui corre? L'avversario è piazzata male. Cutrone! Cutrone maledetto, cosa fai? Ma perché c'è Cutrone? Io non lo... Oia. Portarsi in vantaggio. Potevano indirizzare subito il match dalla loro parte. Io non lo volevo meglio questa occasione. Probabilmente l'attaccante era ancora freddo, tutta la partita per rifarsi, però che occasione. Non deve lasciarsi condizionare ora da questo errore. Ma dai, indietro al compagno. Dai bestie. Guarda che c'è Gomez pronto, eh. Palla bassa e tesa. No. C'è il recupero. Ma che... Ragazzi, però non state quagliando. Io capisco che la maggior parte della squadra è nuova. Sono metri per andare. Ci vuole anche un po' di... Qui sono in due e io sono da solo. Ecco il tiro. Allora è fuori di poco. Meno male che c'è... A calciare, nonostante fosse c'è il signore delle porte qua. Gaudino. Ma dai, ma come fa a prenderla? Oh, Godino, grande. Godino. Che investimento. Cutrone, maledetto. Perché ogni pallone che tocchi è persa? Interrompono bene l'azione. Gaudino. Dai, di nuovo. Best in Gaudino, coppia vincente. Paragna metri. Provala! Prova la botta senza problemi qui. Però ci ho messo un po' troppo. Però, il difensore è comodo. Meno più veloce. Conquistano un buon pallone al centrocampo. Io non capisco. Perché sono tutti dei cavolo di missili quando corrono? Ecco il tiro. Respinge il difensore. Bravo. La difesa si sta comportando bene, però, eh. Sì, ma no, pensavo fosse Cutrone, ero già pronto. Punta l'area. Anche io, che velocità. Dai, nel mezzo, su Cutrone. Ehi, maledetto cornutaccio. Ma perché? Ma perché? Perché sei lento come un bradipo addormentato? Ah, l'ha toccato, poverino. Con la stringa l'ha sfiorato, poverino.
una stringa sì, Chiellini. In queste ore quella che dice che Giorgio Chiellini potrebbe essere in partenza per andare a giocare nello Schalke 04. Ah, no, no, quindi non sta in Italia, bene, non sta nel campionato italiano. Sono contento, così non ce lo ritroviamo davanti. Non perché ce l'ho conti di lui, ma semplicemente per non trovarmi contro. Gaudino. Dai, eh! No. Palla che termina fuori. Codino. Un po' d'allenamento sui cross, che dici? 42esimo già, eh. Vai. Oh. Vai. Dai, Cutrone, corri, maledetto te! Stranamente non ha fatto il tiro a foglia morta. Sono tre, i minuti a ha tirato con un po' di potenza nelle gambe, che strano. Viola. C'è spazio per andare. Dai, Warren, insistici! Insistisci! Grande CS. C'è la testa a Pinolo, come cavolo l'hai passata? Che, 0-0 alla fine del che sei? Tempo. Che incrocio? Guarda, è già cotto, ma è già cotto. Tutti cotti. Tutto pronto, si parte con il secondo tempo. E che bestie, non è che a sto giro... Vabbè che è tornato un infortunio, poverino. Si avvicina. Bisogna all'area. Anche... capirlo! Occhio che guadagna metri! Oh! Attenzione! Fallo! C'era il mezzo fallo! Palla in fallo laterale! C'era un mezzo, dai, mezzo fallo! Però muoviti! Malle Aird, dai! Comunque Malle non ha fatto proprio schifo. Ha fatto quasi schifo. Perché c'era una nuova possibilità. Quindi va bene. Dai, però. Era interessante, ma in offside. Ma come offside? Erano tutti lì. Bravo, io ripeto, il primo gol importante di Cutrone. Occhio, cerca l'area di rigore. Lo levo dalla lista Gaudino. Dei venduti. Dei trasferibili. Il loro prossimo impegno di campionato sarà in casa e potrete ovviamente seguirlo in diretta come sempre. Se fai così, maledetto Cutrone, ti vendo alla prima offerta, forse anche di 100 euro. Perdono palla, eh no, però anche te bestie, porca maiala. Viola. Mi sei scarico, mi sei Galan. Qualcuno? Qui il difensore ha delle responsabilità, Stefano. Lei molte. Dai, su. Palla che colpisce. Tira via, porca puttanaccia. Perfetto, oggi dei passaggi. Dai, Cutrone, passala, grande Cutrone. Vai, guardali, come cavolaccio ti chiami. Spazio per il cross. E fallo un cross, maledetto! Ecco il tiro. E c'è la presa, ma dai, ma non ci si fa un cross, non ci si fa. Murato due volte, Murato, su, svegliatevi! Sostituzione in arrivo. Camporese. Palla larga. Scipsa. Sì. Cerca l'appoggio al compagno. È tutto solo. 1-0, non ci credo. Di tempo, ma adesso cambia tutto. Squadra in mancanza. Sarà il 70esimo. Sarà costretta ad inseguire e a scoprirsi di più. Dovrebbe guadagnarne lo spettacolo. Una tragedia, le perderemo tutte sto campionato, tutte. Era nel posto sbagliato al momento sbagliato, non poteva certo scomparire. Prova a andare. Madosca, ci ho provato, tanto più di lì non si entra. Vedremo se riusciranno a sfruttare questa rimessa. Sostituzione in arrivo.
chance importante da calcio d'angolo, potrebbero sfruttare. Messi in gol, niente gol. Però bestie. Ti ho tenuto fuori. Ma come cacchio ha fatto? Ma come cacchio ha fatto? A un centimetro dalla porta. Ma come cacchio fa? Ma chi è? Occhio al suo movimento. Attenzione, pericolo. Oh, ma tutte! Porca tragaccia, ma che cos'è? Cosa devo fare? Ti devo sparare per finire un pallone, no? Tutto può ancora succedere. Infatti, sì, come no. Dai. Dai, 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 Salon, bravo, è Salone, ragazzi, Salone. Non ci capisco, ecco, Cutrone, il solito passaggio dove non c'è nessuno. 5 minuti al termine, c'è un gol di vantaggio, ma non è che ti devo mettere un paio di occhiali, Cutrone, sarà quello il problema. Grande tempismo in questo anticipo. Padroni di casa a cui serve un miracolo per raddrizzare questa sfida nel finale. Il pubblico ci crede. I giocatori sembrano stanchi, Pierre, magari riusciranno a trovare energie nascoste grazie ai pro. Prova a calciare. Dai, ma che hai fatto il passaggio? Hai fatto, vabbè, che è Gomez. Bon, che mi ha bestia già mandato fuori. Il quarto uomo segnala 2 minuti di recupero. Cerabolo. È finita, deve prendere. Ci sono metri a disposizione. Quadino, bravo. Dai, ce la facciamo a fare l'ultima. Occhio al pressing. Niente. Persa. Torino. Persa. Questa. Persa. E sono sempre le squadre quelle inferiori. Andiamo bene. Calciomercato finito. Soldi finiti. Serie A. Una merda.